trionfa a casa sua. Voglio l'applauso per Filippo Pippo Fontana. Signori, facciamolo l'applauso per Samuele Leone Salitalia Guerciotti, secondo posto. Portacolori della DP66 Giant SMP, terzo posto. L'applauso per Davide Toneatti. Domina a casa sua l'ottavo trofeo comune di San Fiora, Castello Roganzuolo, il trevigiano di Fregona del Centro Sportivo Carabinieri, Filippo Pippo Fontana. Filippo Fontana, vincitore qui a San Fior. Penso che soprattutto vincere qui sul percorso della società che ti ha lanciato nelle categorie giovanili sia impagabile. Beh sì, è stata sicuramente una giornata speciale. Uno, beh, ci tenevo a vincere il trofeo Selle SMP, che comunque è uno sponsor che mi supporta da quando ho iniziato a correre. E poi vincere in casa, tra virgolette, è stato molto bello e spero di aver fatto un bel regalo agli organizzatori o comunque alla società ciclistica sanfiorese, che comunque mi ha accompagnato nei primi anni ciclistici, si può dire. Non è la prima vittoria, diciamo così, sentimentale. Hai vinto anche nella tua gara di casa di Vittorio Veneto quest'anno. Che emozioni ti sta regalando questa stagione di ciclocross? Beh, sicuramente sono gare che ci sono sempre state, però che in questa categoria non avevo mai vinto e sono due gare, appunto quella di Vittorio e questa, a cui tengo particolarmente. Le ho vinte tutte e due quest'anno e sono molto felice, insomma. Parliamo un attimo dell'ambito internazionale. Nono all'europeo, tanta esperienza, quindicesimo Val di Sole, quindicesimo Namur, se non ricordo male. Là in mezzo deve essere uno spettacolo correre. Sì, certo, quella della Val di Sole è stata un'esperienza unica e bellissima. Era il primo esperimento, diciamo, di questo nuovo ciclocross, è stato molto bello. Sì, diciamo che certe gare all'estero sono andate bene, altre purtroppo sono andate male. Sto ancora cercando di trovare un po' la condizione giusta per quegli appuntamenti che finora devo dire un po' mancata in certe gare, però dai, la stagione è quasi finita, però delle gare da far bene ci sono ancora, volendo, quindi dai, speriamo bene. Due su tutte, mondiali a fine gennaio, e parliamo invece del primo appuntamento che ti aspetta ormai prossimo, l'italiano. Con quali aspettative ti presenti in Friuli? Beh, bisogna sicuramente avere ambizioni alte, questo senza dubbio, però sono molto tranquillo e affronterò l'evento sicuramente con molta serenità, che è la cosa migliore. E logico, l'italiano è sempre la gara di un giorno, può succedere di tutto, quindi vedremo, però dai, la gamba sembra buona e niente, vediamo cosa succede.